alla cronaca italiana. Prima notte a casa per Dante Belardinelli. Dopo 64 giorni nelle mani dei rapitori, stamattina il re del caffè è stato liberato dagli uomini dei Nox. Si trovava in una tenda nella Maremma toscana. Buona notizia anche per Armando Silvestro, uno dei quattro agenti feriti sabato scorso nello scontro a fuoco con i rapitori. Ricoverato all'ospedale San Giovanni di Roma, l'agente oggi è uscito dallo stato di coma. Dante Belardinelli è finalmente tornato in seno alla sua famiglia. Le sue condizioni di salute sono ottime sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico. Con l'aria un po' provata ma con il sorriso sulle labbra, il titolare della ditta del Caffè Giolli ha raccontato nella sede della Questura di Roma i suoi 2 mesi di prigionia. Avevo sempre gli occhi bendati, ha detto, e una catena legata ai piedi, ma in definitiva ha affermato di non essere stato trattato male. Belardinelli ha poi ricordato con particolare emozione le ore che sono seguite alla sparatoria del 29 luglio scorso sulla bretella autostradale Fiano San Cesareo. Questi titoli grossi, 2 morti, 1 moribondo, 4 feriti della polizia. Ho detto addio, a questo punto sono morto. Come ha detto lo stesso questore di Roma in prota, la liberazione è stata organizzata nei minimi particolari. Non è stato necessario usare nemmeno un colpo di arma da fuoco. I Nox hanno raggiunto la piccola tenda canadese dove l'industriale era nascosto grazie ad informazioni ottenute da altri membri della banda dei sequestratori arrestati in precedenza. Le forze dell'ordine continueranno ora il loro lavoro nel tentativo di sgominare l'intera banda. Come ha detto lo stesso questore di Roma, la banda è formata da professionisti che in passato hanno già partecipato a diversi sequestri. Belardinelli ha lasciato Roma verso mezzogiorno a bordo di un elicottero della polizia per tornare a casa. Ha ringraziato commosso magistratura e forze dell'ordine, complimentandosi vivamente per l'azione svolta. Da domani, ha detto, ricomincio la solita vita.